Bella raga dal vostro Zcastle, welcome back alle video recensioni del Trono del Re. Boom 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 boom, attivate le notifiche, campanelline, iscrivetevi al canale, state sul tubo di Lega Nerd così non vi perdete manco un video. Il fumetto di cui vi parlo oggi è Seven Secrets, volume 1 di Tom Taylor, Daniele Di Nicolo, Walter Baiamonte di Boom Studios, pubblicato da Edizioni Bedè. Boom! 42. Allora, Seven Secrets esce in contemporanea con Li troviamo solo quando sono morti, tanto che è disponibile anche in questa versione particolare bundle Boombastic, che contiene all'interno anche due cartoline in tiratura limitata autografati dagli stessi disegnatori, cosa molto molto carina. Ennesimo segnale peraltro di quanto Boom Studios stia producendo fumetti davvero interessanti e trasversali, con un targeting ben preciso, idee chiare, casa editrice super in forma. Tom Taylor, autore australiano che già abbiamo conosciuto per tante pubblicazioni di DC Comics, penso a Deceased tra le altre, o magari a Wolverine per Marvel e anche un bel po' di roba di Star Wars, ci porta una storia full action, assolutamente turbo, vicina al mood di certi battle shonen giapponesi che ben conosciamo. E si affida ad un nostro talento già operativo in Boom da diverso tempo con i Power Rangers, ovvero Daniele Di Nicolo. E forse questo mood un po' manga, da fumetto ipercinetico così, è proprio farina del sacco del nostro buon Daniele, che a ben vedere ha impresso un'impronta notevole su questo comics. Il target qui è decisamente ampio, può essere letto agevolmente da un pubblico di adolescenti, ma è divertente anche e costruito bene al punto da soddisfare anche il lettore un po' più adulto, un po' più esigente. Di cosa parla? Esiste un ordine segreto che da migliaia di anni custodisce questo mistero, composto da 7 segreti. Segreti che nessuno conosce, ma che sono fondamentali per la salvezza e l'equilibrio del mondo. Da sempre questi segreti sono custoditi in altrettante valigette e affidate ad una coppia di guardiani, chiamiamoli così, ok? Tradizionalmente un custode maschio e un detentore di sesso femminile. Il segreto è più importante della loro stessa vita, tutto deve essere fatto per essere protetto, ma accade un evento di fatto anche abbastanza prevedibile. Eva e Sigurd, che sono rispettivamente custode e detentore e custode del 7° segreto, concepiscono un figlio, una cosa assolutamente proibita. I due rinunceranno al sangue del proprio sangue per rimanere fedeli all'ordine e alla causa, e il giovane Kaspar, così si chiamerà suo figlio, entra nell'organizzazione per essere addestrato e diventare un cardine dell'organizzazione stessa quando assumerà il ruolo di detentore a fronte della dipartita del padre biologico, che è Sigurd. Perché il male è letteralmente ad un passo dal conquistare i segreti, e mai la minaccia è stata così vicina come adesso. Ma che diavolo sono questi segreti? Perché il personaggio chiamato Amon è così deciso ad impadronirsene? E ancora, che cosa si nasconde all'ombra di questi guerrieri votati anima e corpo a quello che a tutti gli effetti è un dogma? Beh, ho parlato di fumetto ipercinetico, e davvero il ritmo e il taglio dei disegni, della narrazione, è super veloce e ritmato, e questo mi piace da morire. Percepiamo tutta la potenza e la velocità di certi battle shonen, ma con le caratteristiche dei comics, quelli americani che ben conosciamo, e anche con un po' di una spruzzatina di supereroi qua e là. È un mix interessantissimo, curioso e divertente, apparentemente leggero, ma con quella struttura che invoglia anche a girare sempre alla pagina successiva. Questo è molto bene. Daniele Di Nicolo, con i colori di Walter Baiamonte, ci consegna un'opera assolutamente esplosiva, adrenalinica, precisa, ispirata. I custodi e i detentori dei 7 segreti sembrano letteralmente usciti da un manga, tutti caratteristici, se vogliamo anche un po' stereotipati, ma funzionalissimi ed efficaci. C'è inclusione anche in questa storia, c'è uno sguardo importante al concetto di famiglia allargata, di accoglienza, in quella che assolutamente si può definire senza dubbio un racconto di formazione, vista la giovane età del protagonista, che è Kaspar, che insomma deve imparare praticamente tutto da zero. Tornando a Daniele Di Nicolo, devo ammettere che il suo tratto è assolutamente azzeccatissimo. Concedetemi una definizione, è buono per tutte le stagioni e per tutti i palati. Non è che vuol dire essere paraculi, vuol dire essere trasversali. È impossibile che non vi piaccia, è tutto al posto giusto. Seven Secrets ha questi tagli, queste inquadrature super action, tutta questa sovrabbondanza di linee cinetiche che veramente fa proprio impazzire. Seven Secrets è soprattutto comunque una storia divertente, rapida,
anche se non sappiamo in questo momento il numero definitivo di volumi, credo che difficilmente sarà superiore a 4 o 5, ok? Più o meno. Anche in questo caso edizione brossurata come per Li troviamo solo quando sono morti, azzeccata per prezzo e formato, dalla quale ci si poteva aspettare qualcosina in più, che qui sono presenti degli errori un po' di fuori registro, cose del genere. Però comunque resta veramente un prodotto interessantissimo. Un po' Spy Story, un po' Naruto, un po' Power Rangers, un po' Young Avengers, mettiamola così, in un grandissimo mix veramente azzeccato, divertente e appassionante. Consigliato e bravissimi ai nostri Daniele Di Liquolo e Walter Baiamonte per aver dimostrato ancora una volta quanto spacchiamo il culo anche negli States. Questo è Seven Secrets volume 1, Tom Taylor, Daniele Di Liquolo, Walter Baiamonte, pubblicato da Edizioni Bedde. Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciate un bel commento, aiutateci nell'espansione del nostro canale, ovviamente iscrivendovi e attivando la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. See ya!